Vampiri, licantropi, zombie. È possibile che le più spaventose leggende della storia siano reali? Ogni cultura ha i suoi racconti folcloristici. E se questo tipo di storie si sono diffuse, è perché hanno delle basi nella realtà. Gli zombie sono conosciuti come creature di fantasia, ma posso assicurarvi che sono reali. I crimini di natura violenta legati ai supervirus e all'uso di nuove droghe suggeriscono che la scienza sia riuscita a trasformare la fantasia in realtà. La testa recisa sopravvive per ore e reagisce agli stimoli esterni. La scienza produce in continuazione nuove sostanze chimiche ad alto rischio. Ognuna di esse ha un effetto diverso sul corpo umano, ma sono in grado di agire sul nostro cervello, trasformandoci in zombie. È possibile che gli Stati Uniti stiano per scatenare l'apocalisse zombie? E i supervirus sono davvero responsabili per gli incidenti causati da possibili zombie riscontrati in tutto il mondo? Se la tua mente e il tuo corpo ti portano a divorare un altro essere umano, c'è qualcosa che non va. In questo episodio vi porteremo a credere a ciò che ritenevate impossibile. La sconvolgente verità dietro al fenomeno degli zombie vi sarà rivelata. E se la storia che avete studiato a scuola fosse basata su delle menzogne? È possibile che il governo degli Stati Uniti sia controllato da una società segreta? Benvenuti nel mondo dei complotti, dove le coperture, le macchinazioni e i progetti segreti conducono sempre alla stessa fonte. Vi riveleremo il contenuto dei dossier riservati che il governo americano vuole tenerci nascosti. Sabato 26 maggio 2012, Miami, Florida. Alcune chiamate al 911 segnalano un atto di straordinaria violenza, troppo raccapricciante per essere compreso. Ho visto un uomo nudo che mangiava un altro uomo, lo stava divorando. Un folle, completamente nudo, sta mangiando la faccia di un senzatetto. Incredulo, un agente di polizia interviene sulla scena. Dopo alcuni tentativi di sopraffare l'aggressore, l'agente è costretto a sparare, uccidendo l'uomo conosciuto come il paziente zero. Se un individuo ha assunto delle droghe che hanno eliminato la sua percezione del dolore e alterato il suo senso morale, un poliziotto può anche sparargli, ma lui continuerà indisturbato a mangiare la faccia di un altro uomo. Alcuni sostengono che questo cannibale impazzito sia il prodotto di un esperimento del governo. È possibile che la bioingegneria abbia involontariamente creato uno zombie? Nel 2010, un ricercatore dell'Università di Miami ha affermato che creare degli zombie attraverso un virus sarebbe scientificamente possibile. Poco dopo, sempre in Florida, si è verificato questo incidente, il cui protagonista è stato definito uno zombie. È soltanto una coincidenza? È possibile che il governo stia collaborando con le università per produrre un virus in grado di creare un esercito di zombie? Oppure Rudy Eugene era un genere di mostro completamente diverso? Gli esperimenti sugli esseri umani sono una pratica comune fin dalla Seconda Guerra Mondiale. È possibile che Rudy fosse stato selezionato come soggetto di uno di questi test. Il governo ha davvero condotto degli esperimenti su Rudy Eugene? Oppure l'uomo è stato morso da un topo fuggito da un laboratorio segreto del governo? Alcuni esperti hanno una teoria ancora più inquietante. Anche il virus della rabbia può provocare comportamenti violenti. Il virus della rabbia, che è trasmesso dagli animali, può notevolmente aumentare l'aggressività di un soggetto. Un secondo e altrettanto sconvolgente caso di cannibalismo si verifica a Baltimore, nel Maryland. Lo studente universitario Alexander Kinyua smembra il suo compagno di stanza e ne divora cuore e cervello.
Questa giovane riserva dell'esercito ha squartato il suo amico e ne ha mangiato l'interiore, abbandonandosi ad orribili pratiche cannibalistiche. È possibile che durante il suo addestramento a Fort Detrick fosse stato sottoposto a degli esperimenti? Va segnalato che Fort Detrick è la sede del centro di ricerca per le armi biologiche. È possibile che la causa di questi incidenti sia un esperimento biologico sfuggito di mano? O si tratta della sperimentazione intenzionale di un supervirus sulla popolazione civile? La recente serie di aggressioni, i cui responsabili hanno divorato la carne delle proprie vittime, ha portato molti a temere l'inizio di un attacco da parte dei morti viventi. Ultimamente i media continuano a riportare casi di presunti zombie, come l'uomo che ha divorato il braccio della moglie, o il pregiudicato che si è autoaccoltellato al ventre e ha cominciato a lanciare dei pezzi delle proprie interiore ai poliziotti. Insomma, che cosa sta succedendo? Questi incidenti sono dei segni dell'apocalisse imminente? Siamo destinati anche noi a diventare degli zombie? Il voodoo è una religione ufficiale con più di 60 milioni di adepti. Nella cultura caraibica, e in particolare ad Haiti, lo zombie è il morto vivente, l'individuo che è stato riportato in vita. Dossier segreto. I veri zombie di Haiti. Negli anni 90, un ragazzo di nome Wilfred Dorissant, creduto morto da tempo, viene riaffidato alla sua famiglia. L'ultima volta che suo padre l'aveva visto era stata al suo funerale. Secondo parenti e amici, ora Wilfred appare diverso, come privo di anima. Suo zio, Bolivier Dorissant, che per anni ha tenuto Wilfred come schiavo nella sua fattoria, viene arrestato dalla polizia con l'accusa di aver trasformato il ragazzo in uno zombie. Non è più lo stesso. Da quel giorno è cambiato. Il padre è costretto a tenere Wilfred immobilizzato con dei ceppi. Ad Haiti queste pratiche sono così comuni che la legge proibisce espressamente di trasformare una persona in uno zombie. Lo zio di Wilfred viene processato per aver effettuato una zombificazione e condannato all'ergastolo. Non ho fatto niente di sbagliato. Ve lo ripeto, sono innocente. È possibile che queste pratiche si diffondano anche negli Stati Uniti? Forse è già successo. Ora abbiamo l'incidente di Miami, in cui un individuo ha divorato la faccia di un altro uomo. Si tratta di una coincidenza oppure è l'inizio di qualcosa? Ci troviamo di fronte a un nuovo virus? Dal voodoo ai virus, l'invasione degli zombie potrebbe essere molto più vicina di quanto pensiamo. Le leggende sui morti viventi affamati di carne umana circolano da secoli, ma solo ora questi racconti iniziano a sovrapporsi alla realtà. Gli esperti hanno una teoria al riguardo. L'esercito sta sviluppando dei nanorobot microscopici in grado di eseguire qualunque ordine. Potremmo impartire il comando di combattere una guerra o uccidere una persona. Ma questa tecnologia potrebbe finire nelle mani sbagliate o addirittura sviluppare una volontà propria. Il virus della rabbia è già molto più violento di quello della mucca pazza. Ma che cosa accadrebbe in caso di una mutazione? Oppure se gli scienziati ne producessero un ceppo potenziato impossibile da contenere? Si tratta di un'ipotesi davvero spaventosa. 4 mesi prima dell'incidente cannibalistico di Miami, a nord della città era stato riscontrato un aumento sospetto delle vaccinazioni contro la rabbia. Tutti i sospetti puntano verso la diffusione intenzionale di un supervirus di questa malattia. Secondo me, una teoria piuttosto diffusa. Un centro di ricerca segreto situato in Florida ha prodotto una nuova variante del virus della rabbia, sviluppata appositamente per gli esseri umani. Il fatto è che questi virus possono mutare all'improvviso, trasformandosi in infezioni impossibili da curare e da contenere. È una prospettiva terribile. H1N1, l'influenza suina. Questa malattia
ha ucciso ben 18.000 persone dal momento della sua comparsa nel 2009 e nel 2012 sembra essersi evoluta in un virus ancora più letale. Secondo alcuni, oltre all'H1N1, all'influenza aviaria, a quella suina e a tutte le altre varianti, esiste anche l'H1Z1, la cosiddetta influenza zombie. Si tratterebbe di un ceppo influenzale in grado di fermare il cuore umano e poi farlo ripartire. Il virus dell'influenza zombie potrebbe essere una montatura. Ma è possibile che l'esercito abbia trovato il modo di rianimare i cadaveri? L'Unione Sovietica negli anni 40 ci è riuscita. Dossier segreto. Le tecnologie russe per creare gli zombie. Durante la Guerra Fredda, i sovietici hanno condotto degli esperimenti sul recupero dei tessuti e degli organi dei cadaveri. Dopo aver decapitato un cane, sono riusciti perfino a rianimarne la testa. La testa reagisce persino alle luci e ai suoni. Se la tecnologia della rianimazione esisteva già 50 anni fa, possiamo solo immaginare a che punto sia oggi. I russi hanno dedicato gli ultimi 15 anni allo sviluppo di uno strumento chiamato pistola zombificatrice. Si tratta di un'arma che, puntata alla testa di un essere umano, è in grado di ridurgli il cervello in poltiglia. Naturalmente, esistono modi più tradizionali di creare uno zombie. I sacerdoti voodoo di Haiti utilizzano una ricetta antichissima a base di pesce palla e foglie di una pianta velenosa chiamata mancinella. Lo stregone somministra alla vittima una dose molto potente di un preparato che abbassa il suo battito cardiaco fino a provocarne la morte. Il corpo viene quindi sepolto e più tardi riesumato in una cerimonia tradizionale condotta dallo stregone stesso, che somministra al cadavere una seconda sostanza e lo risveglia. La cosa importante da tenere a mente è che il soggetto non recupererà mai appieno le sue facoltà. Tra poco, quali sono gli articoli indispensabili a sopravvivere all'apocalisse zombie? Sveliamo complotti segreti. Bentornati nel mondo dei complotti. Noi sveliamo segreti. Qual è la causa della recente ondata di attacchi da parte degli zombie? Un'arma batteriologica? Una variante potenziata del virus della rabbia? La mutazione di un ceppo influenzale? O la polvere dei riti voodoo di Haiti? Ci sarà un apocalisse! Dobbiamo fare tutti attenzione! Dobbiamo prepararci! Dovete credermi! Qualunque sia la risposta, è fondamentale che il popolo americano cominci a prepararsi per l'apocalisse zombie. Dossier segreto. Sopravvivere agli zombie. Maggio 2011. Atlanta, Georgia. Il CDC, Centro per il Controllo delle Malattie, pubblica un manuale su come sopravvivere all'apocalisse zombie. La guida comprende dei consigli sui beni di prima necessità da procurarsi: taniche d'acqua potabile, cibi a lunga conservazione e una radio a batterie. Il testo evidenzia in più passaggi il potere assoluto del CDC per quanto riguarda l'isolamento e la quarantena della popolazione civile. Nel 2011, il Centro per il Controllo delle Malattie ha pubblicato un manuale contenente dei consigli pratici su come sopravvivere a un'invasione di zombie, sottolineando l'importanza del farsi trovare preparati, non soltanto come singoli, ma come società. È possibile che l'allarme sia scattato in seguito a una fuga di notizie negli ambienti governativi? Le ricerche sui supervirus sviluppati in laboratorio sono ben documentate. E quando questi virus verranno liberati, un'epidemia su larga scala sarà inevitabile. Come faremo a sopravvivere? Personalmente, mi procurerei una grande quantità di munizioni e mi preparerei al peggio. Non credo che si possa fare molto di più, perché, ammettiamolo, se una malattia infettiva inizia a diffondersi tra la popolazione, non esistono armi o mura che possano proteggerci. L'umanità intera correrebbe un serio rischio.
La verità è che siamo già pronti. Ci siamo avvicinati all'Apocalisse così tante volte che a questo punto soltanto uno stupido non si farebbe trovare preparato. Dossier segreto. Un rifugio a prova di zombie. 2011. Da qualche parte nel nord del Kansas. Larry Hall, un programmatore con la passione del survivalismo, vede il mondo avvicinarsi all'orlo di un precipizio e decide di darsi da fare. Dopo aver acquistato un ex silos missilistico sotterraneo, lo riconverte in un rifugio in grado di proteggere i suoi ospiti da qualunque minaccia, inclusa quella degli zombie. Ognuno degli 8 alloggi da lui realizzati viene venduto a $1 milione e un secondo rifugio è attualmente in via di costruzione. I rifugi costruiti all'interno dei silos sono progettati per proteggere i loro ospiti da qualunque virus o agente biologico. Per $1 milione ci si può aggiudicare un appartamento sotterraneo completo di finestre artificiali e impianto di sicurezza. C'è una sola cosa che questi appartamenti non hanno: un indirizzo. Se siete uno degli 8 fortunati che se ne sono aggiudicato uno, sapete dove si trovano. Altrimenti dovrete organizzarvi in un altro modo. Ci sono degli accorgimenti che potrebbero permetterci di sopravvivere per almeno 3 o 4 giorni. È possibile che i sopravvissuti prendano d'assalto i silos missilistici già nei primi giorni dell'apocalisse zombie? Riusciranno ad espugnarli? O resteranno chiusi all'esterno, preda dei mostri affamati di carne umana? Secondo gli esperti, le priorità sono 3. Preparare un buon piano di fuga, mantenere il sangue freddo e allontanarsi dai centri abitati. E soprattutto, essere sempre pronti a scappare. Dalla leggenda alla realtà. Gli zombie sono passati dal mondo della finzione ai notiziari dei telegiornali. È possibile che la recente ondata di attacchi cannibalistici sia stata provocata da un virus diffuso dal governo? O si tratta di un atto divino? In molti temono che il giorno del giudizio sia ormai imminente. È probabile che gli esseri umani diventino i responsabili della propria rovina. Ogni giorno siamo sempre più vicini a una terrificante scoperta scientifica che non saremo in grado di controllare. Come è accaduto a molte altre specie, anche il genere umano si estinguerà. Ma quando accadrà? E quale sarà la causa? È possibile che sulla nostra lapide qualcuno scriva: ucciso dagli zombie?